sono solo, mi pare, Ferrogigio e chi era? Ferrogigio e Davide Knight, mi pare, fa vedere, sì. Poi vedo che anche c'è Gabriella che sta facendo un sacco di clip, così appunto poi... No, magari gli si darà anche qualche privilegio nel Discord perché... Non tutti possono mettere le immagini in qualche chat, roba così solo i sub possono. Quindi no. Ma continua a dirmi di collegare l'account. Quando lo faccio invece questo account è già registrato. Perché forse hai fatto, cioè hai collegato l'account Twitch ad un'altra registrazione di Discord. Ah, com'è l'unica cosa che mi viene in mente. Non so se puoi scollegarlo fuori da Discord. Forse da Twitch, non lo so. Cioè, su Twitch magari se cerchi in qualche impostazione trovi la... Sei collegato a qualcosa. Prova a cercare nelle impostazioni di Twitch del tuo account. Comunque, grazie anche a Marx per la sub. Direi che questa mattina facciamo una cosa a modo, eh. Questa mattina facciamo body shaming. Innanzitutto, non spaventatevi perché il body shaming lo facciamo a modo. No? Spero. Adesso vediamo. Adesso tanto si deve avviare, ci mette quei 7-8 giorni. Se ti ingrandisci anche per please. Grazie. Va bene, questa mattina... Allora... Cosa è successo l'ultima puntata di Metal Gear Solid 2? Andiamo a fare le cose, no? Abbiamo fatto che siamo andati un po' in giro per le varie piattaforme, è successo un bordello, ci sono le bombe in tutti i cosi, in tutte le piattaforme. Abbiamo parlato con Steelman, questo artificiere, che ha detto, devi andare a disinnescare le bombe. Vai a disinnescare le bombe con questo affari. Allora noi siamo andati a disinnescare le bombe. Ne disegniamo una, due, poi ci chiama Steam e dice: ma queste bombe non sono messe nel punto apposti per fare crollare l'edificio. Come faccio? Come quel drogato di Fatman non ha messo bombe bene. C'è qualcosa che non va. E oggi dobbiamo continuare a disinnescare le bombe perché poi andiamo da Fatman. E manate proprio schiaffoni nella testa, eh? A Menorio, ti ricorderai male. Questo era l'accento di Steelman. Come sta l'olio, no? Ma se non vi ricordate le cose, adesso non è che sono stronzo io, no? Non sentirete adesso, tanto voglio dire, lo rincontreremo Steelman. Che ci dirà sempre i fatti. Sono mica stupido io. Blue Point. Io devo attaccare anche il pad, probabilmente perché c'aveva la batteria scarica. Tac. Però. Sì. Allora, mi assitto la postazione, mi derrapo giù un po' la webcam, tagliamo la testa alla regina e non va il pad se lo collego a sto cazzo. Adesso dov'è la porta USB della PlayStation? Porca di una puttana, porca. Voilà! Non ripartire, per favore! Dai! Guarda te che miseriaccia, porca. Magari non va il pad e basta, gran figura in me. Allora, eh? Oh! Andiamo a loadare. Yes.
Che lavoro fa oggi Esprit? Non lo sappiamo mica, incredibile. Andiamo a vedere. Non c'è nessuno che mi dice stop per ora. Vabbè, faccio a mente. Esprit sta facendo il comunicatore pubblico all'Agenzia delle Entrate oggi. Non mi sembra che, cioè, non si fa Esprit, però in questo momento non c'è bisogno. Ok, siamo qua. Ah, siamo qua. Cribbio, dovevamo prendere il giornalino porno. Che figura di merda. Cribbio, cribbio. Ci hanno già sgamato tutti. Allora, qua si passa sotto qua così. Non fare le piroette, Raiden. Non si vede un cazzo, però. È tutto così buio. Stiamo un attimo qui sotto. È vero, Maretta, è vero. Grazie, signor, per il riassuntino. Send the replacement guard for the area. Understood. Reinforcements are on the way to Strudev. Intensify the level of security. Beh. Sì. Possiamo? Tanto qua non ci vedo un cacchio di nessuno. Però io voglio andare a prendere. Come cazzo si andava a prendere lì la SOCOM? Cos'è il silenziatore per la SOCOM? Non possiamo da qua. Ha quasi finito il radar. Vediamo un attimo. Ah, che poi non ce l'abbiamo il radar, è vero. Ok, eccolo. Sgattaiolando in un condotto, ma da fuori però immagino si va lì. Ok, adesso abbiamo il radars. Un altro scatolone di cartone. E una ration. Siamo pieni, quanta vita abbiamo? Usiamo una e rimaniamo fuel. Allora, c'è questo qui fuori. Aspetta, cacchio, è qui il condotto. Andiamo. L'ho visto dalla mappa, Pepignel. Guarda che non si vede un cazzo però, eh. La gente sta a casa solo per voi. Ma facciamo già una 12 ore Lumberjack. 12. La gente dovrà anche andare a dormire poi. E non abbiamo più l'età. Non siamo come quei giovani che riescono a fare gli after. Da OBS vedo meglio, gioco su OBS, vedi che storia. Io spero voi vediate un po' di più. Cioè, se siete su telefono è un burdel, non vedete una sega. Esatto, Lumberjack, segui la 12 ore e poi te la riguardi.
suo parere. Scemo. Ma su telefono non si vedono sega perché avete gli schermi AMOLED che non fanno vedere una sega. Ma lì mi devo buttare da sopra. Che dobbiamo strozzare tutti. Dobbiamo strozzare. Prima però vediamo sotto cosa c'è. Bastardi. No. E c'è la C4 lì dietro. Quindi ci dobbiamo buttare sopra lì. Dobbiamo fare la svelta perché sennò There's somebody there. Di mortacci. Non ci ho preso. Che cazzi. Perché non me lo strozza da dietro delle volte? Che miseria. Ma io l'M9 qua la devo prendere, vero? Non ce l'ho ancora. Porca vacca. Troppa gente. Intanto mettiamo in sicurezza le robe. Qua dovresti trovare un fucile, se non ricordo male. È una delle stanze vicino all'uscita. Però non c'ho la tessera livello 2. Proprio la tessera che hai, ok. Allora, qua abbiamo già visto. Sotto abbiamo già visto tutto. Dobbiamo solo prendere il giornaletto. Ma non c'è nessuno. Ce l'abbiamo fatta stavolta senza farci cazzo sgamare. Ma porca puttana, l'ho detto. Ma sono velocissimi loro. Porca wallera. Perché non mi va su? E allora rinascondiamoci di qua. Enemy in the area. Increase security level. Questa è la razione, metti la tessera. C'hai ragione, ma comunque la tessera è di livello 1, non serve la tessera, cioè non è come su Metal Gear Solid, non c'è bisogno di equipaggiare la tessera.
Ma mi ha visto. Quanti? Send a replacement guard for the area. Understood. Reinforcements are on the way to Strut F. Intensify the level of security. Dove va? È bloccato, non posso prendere il giornalino. Stanno levando di Assol. Ah, devo aggrapparmi la grata e poi spostarmi. È vero, porca miseria. Ok, però devo far fuori. Ma porca di una merda. Non voglio sgiazzarlo. Zitto. Oh. Per carità, adesso c'è quello sotto, eh. Però. Amici, voglio morire. Guarda, per fortuna che abbiamo fatto svelti. Oh, oh. Stai zitto, scemo. Vai via, non rompermi le palle. Adesso proviamo il giornalino. Il giornalino è molto divertente, eh? L'ho voluto prendere ad ogni costolo. Allora. No. Noi siamo qui, dobbiamo andare al B. Al B, la B è la bomba. Dobbiamo andare di là. Stronto. Adesso quelli lì dovrebbero levarsi dalle palle. Ok. Hanno visto l'homme mort. Oh sì, la mia bella M9. Buonasera, intanto li ho incrociati mentre uscivo, ma questo non conta. La M9 col silenziatore già. Amici, godiamo tutti, godiamo in chat tutti. La M9, wow wow. Abbiamo dei cipher.
con questa non gli faccio una fava, però. Figura. No! Che la sensibilità. Tanto laggiù in fondo non si è accorto di niente nessuno. Bravi, bravi, come godete voi, solo in pochi, Non me frega niente, io vado di qua e me ne sbatto i coglioni. Ho vinto la saga ora, certo. Allora. Ma erano lì dietro che mi aspettavano? Certo, Colt. Allora, aspettiamo un attimo il momento delle seghe qua. Allora sono uno stronzo. Ma che stronzo, ma ehi! Ma questi sono stronzi che rimangono per davvero qua. Non dovrebbe funzionare così, in teoria. Però uno ne ha addormentato. Quell'altro laggiù. Non ci prendo! Ma che stronzo! E quello di prima è... Vedo la tua torcia, vedo. Si fa i sonni e mi hanno rotto i coglioni, mi hanno rotto, diciamo che non era il bullet drops, dai, deve passare l'evasion. Tra l'altro questo qui è il è la piattaforma dove abbiamo iniziato. Se ti calpesto. Qua c'è il poster di una donnina. Allora dobbiamo mettere questo. Ah, è fuori, è crispio. Qua c'erano delle munizioni per qualcosa, mi ricordo. Andiamo a vedere. Per la Socom. Grazie Chiara. Grazie, benvenuta, tutta nuova. E anche Mark Nale per la resub. Grazie. Vi ricordo che potete entrare, anche se non eravate sub, però potete entrare nel Discord e da sub avete più privilegi. E grazie anche ad Alex. Faccio qualcosa? Sì. Grazie a tutti. E su Discord potete fare... Mi chiamano, adesso mi chiamano. Chi è? Oh, pronto? Jack, do you remember the day we met? I'm kind of busy right now, Rose. Sei un piccoglione, right. Sorry. I do remember. It was right after I transferred to New York. There are all these tourists around you in front of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler Building, and then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler Building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right, and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away, and we ended up going to the skyscraper museum to see who had the better recall. We argued all the way to Battery Park. And for nothing.
since the museum was closed. We went our separate ways from the museum. And then I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence that we were actually working at the same place. That certo, night we went up to the top of the Empire State. Il famoso Olel Arattacielo. I could look down on the Chrysler building from 120 stories above ground. I felt overwhelmed. I didn't care anymore. Però ci hanno già messo la musica, vedi che così, ma mi capisce. We watched King Kong. Ci ha già pensato lui a metterci la musica romantica. Didn't sleep till morning. If it weren't for that coincidence, we wouldn't be together. I know. I'm sorry, Jack. I'm taking up your time. L'hai capito, Lai? Take care. Così? Punto. Ah, scusati, stavo rompendo i coglioni. Ne sono accorta solo ora. Ciao. Porca miseria, è difficile mirare così. E banculo, ah, porca miseria, devo disinnescare le bombe. Guarda che scioppi anche te, eh. Dov'è? Non è qua. Porca di una puttana. Allora, la bomba è dentro, ma è da sta... Ah, c'è la porta qui, porca miseria. Eccoci. Cazzo, questa qui è quella che bisognava fare tutto il giro dei tubi. Allora, balla. Balla for me. Bravo. Muovi la colita, Lolita Lita. Insomma, ah, qui sotto non ci passiamo. Ma innanzitutto, dov'è la telecamera? La spacchiamo. Qua sotto non ci passiamo. Cacchio. Qua sì. Allora, intanto abbiamo preso un altro scatulone. Aspetta che fammeli vedere questi scatuloni. Allora, questo e questo. C'è quello di Zone of the Enders. C'è quello per il PDFZ. Vabbè. Dobbiamo capire dove cazzo... Scusate la volgaritudine. Qua. Vai. Qua. Magari è qua. No, non è qua. Porca paletta, porca. Ryan, potresti anche arrampicarti un po'. Che cazzo di atleta sei? Ah, vedi. Ma poi voglio sapere, se io ho tutti sti problemi qua a passare, no? Quel ciccione di Fatman, come cazzo ce li ha messi? Le robe, dico, come ce le ha messe? Dov'è la bomba qua poi, mo? Ah, sotto posso passare, sembrava di no. Ecco che inizia il fat shaming, è certo. Però un po' di... Non ce la facciamo qui.
me ne frega niente, lo so, c'è. Rispondiamo. No one's gonna leave a bomb in a place that easy to reach. It would be more worthwhile to search convoluted areas that can't be reached simply by walking. Avete sentito come parla? Non mi ricordo neanche più l'accento che ho fatto prima. Dule. Sta strunze. Ah, era qua, aspetta, è vero, scusate. Mi ricordo. Swish. Voilà. Pubblicazione porno zeppo di foto appetitose e di articoli interessanti. Non ci stiamo prendendo granché bene, ma eccolo, eh. This is Raiden. The C4 found in strut A has been frozen and disposed of. Explosives were planted in the pump room on the first floor. Good work. Only one more left to go. This is Plissken. Do you read me, Pete? I'm here. What's up? Raiden, you need to hear this too. Sentiamo un po'. I checked out the bottom of strut H for you, Pete. Wait, what's this about? I asked Plissken to look around. Knowing Fat Man, I can't shake the feeling that all the bombs so far were just wrong. So did you find anything? Yeah, a hell of a lot of C4s packed into the bottom of the strut. Pete called it right. I knew he had the real thing up his sleeve. So quindi c'era l'inculata? No, they're a threat all right. But the detonation wouldn't be enough to destroy the entire shell. But the C4s Plissken found would inflict serious structural damage. That's not the bad news either. These are sensor proof. What? New model, I guess. The ionization sensor can't detect them. The whole thing is sealed tight to prevent vapor leak, and there's no trace of that cologne signature. Pete, looks like he fooled you. Yes. But you managed to find the thing anyway. It was sheer luck. Bombs that are invisible to the sensor? Any ideas, Pete? Are there more out there? I'll go see for myself. You can't move fast enough. He's right. I can try the spray from a distance. Hold on. There's something not right about this one. Cosa che non quaglia? Well, Pete, should I come back and get you? No, there's no need. Raiden, you have one left to go, correct? Right, except for those scentless ones. How about you, Plissken? I have two left, not counting this one. Okay, it'll have to be me. I have the level 4 card that'll get me into shell 2 in any case. Ma dammela me la tessera a livello 4. That bad leg of yours, questo stronzo. That won't happen. I can walk just fine. I can even run. What do you mean? That bomb, 5 years ago. I messed up. Even with all my experience, I lost it. And a church was lost in the explosion. All those kids playing nearby, too. These past 5 years, I've lived a lie. Lied? Yes, lied. I didn't lose my leg in the Ma explosion. Bastardo, un falso invalido, so many quindi. Dead. All because of my mistake. All I could think about was hiding from the crime, shielding myself from the public outcry. I wanted people to be sorry for me, for my weakness. I faked being a victim myself because I couldn't bear to face the families of the real victims. This is pathetic. I can keep my footing on catwalks and hike over deserts. I lived my life so well, ciao, I Giorgetta. Haven't even answered to myself for my sins. It was supposed to be a shield. Has become a shroud instead. I've killed my soul by playing the victim. Instead of protecting me, it's made my life even more hellish. What good can that do the victims? I know. I'm a coward. Hey, Pete. God forgive me. I can walk with my own two feet, and I need them to stop Fat Man. His crimes are also mine. One of omission and arrogance. No one should teach the skills I taught him without a clear conscience. This is the only way I can defuse my own sins. I get you, Pete. That one's all yours. You got it, Raiden? I understand. Adesso faccio rimborsi dei soldi della pensione, esatto, sto stronzo. I wouldn't recommend you go into any of the other struts. I owe you one. I'll get back to freezing the baby bombs then. You do that too, Raiden. I'm on it. I'll have the radio with me if you need to get in touch.
Just don't ask for Peg Leg Peter. He's gone for good. Sto scemo. Allora, torniamo indietro. Issa. E voilà. Allora, dobbiamo andare di qua. Un attimo che c'è la guardia, questa volta non ci facciamo sgamare assolutamente. Freeze. Aha! Palla. Posto. Sean McCullane. Sì, adesso ho sempre la fobia di che mi chiama Rose. Ehi, ma ti ricordi? Guarda, porca puttana, Rose. C'ho la missione importante. Il mondo che finisce, le robe così. Apocalissi di nuclearità. Dai, insomma. Che figura. Sti scemi. Poi russano tutti, russano sti... C'hanno le mascherine che gli danno fastidio, russano tutti. Già che è andato in missione per evitarsi la rompicoglioni. Ah, qui è dove c'era tutta la sbudlera. Qua la bomba devo guardare col radar. Qua la bomba l'avevamo sentita. Non è qua, è dentro. Completamente ignorati. Oh, cribbio. Dov'è? Dov'è? Dov'è la bomba? Quanto andiamo a prendere? Ah. Bastardi! Sapevo che era dietro la porta. Era per fare la scena. I have the last C4 frozen. There's nothing showing up on the sensor now. Good work, Raiden. You're way ahead of me, kid. I still have one to go. How's your bomb, Peter? It's a bomb, all right. È una bomba, quindi, eh? Huge quantities. You think there's another one in Shell 1? For sure. Somewhere at the bottom of Strut A. Why are you so certain? If this bottom section of the strut is demolished, Shell 2 will be well on its way to destruction. You mean that Shell 2 will actually sink? Not immediately. There'll still be 5 struts left. But if Shell 1 loses a strut at the same time, it'll be a... Vabbè, dai! Cliccato purtroppo, scusate. Dobbiamo tornare nel posto a prendere le robe. Posso so
Lo so. No, vabbè, le ho lette. Che ho miscliccato. Ma questo mi rompe i coglioni, però. Posso spoilerarti dove è la bomba? Ma io l'ho giocato il gioco. Grinch. Dovrei saperlo. Poi magari non me lo ricordo, ma dovrei saperlo. Allora. Prendiamo il favazzone. Peter, I have sensor B. Good. Head to the bottom of strut A. How's your invisible bomb? I'm looking at it, but I'm keeping my distance. How's Pliskin doing? A few more minutes. I just got to the last strut, but there are a few enemy sentries I have to take care of. Does it look bad, Peter? Maybe. It's an odd one. The detonator hasn't been activated. What? But the sensors are live, which means... This is Pliskin. I've located the last C4. Is that it? I'm about to freeze it. Then... Wait! Pliskin! Cribbio, cos'è successo? Qualcuno ha fatto un peto gassoso? Damn! That was it! What's going on? The detonator just woke up. It's counting down! What happened? The big ones were rigged to be activated when all the baby C4s oh, went offline. No. Right. The one in Shell 1 should be counting down too. Hurry! What's the remaining time? 400 seconds. 400 seconds? Sono pochini. Right, move! Get to the bottom of strut A now! Cribbio. Supporto A, supporto A, quale? Porca miseria, dobbiamo tornare indietro. Cribbio. Cacchio. Sensore B. Porca puttana. Corri. Veloce. €5 di marcia alla cameriera. Oh, forse era un uomo. Non ricordo ora. Oggi si diventa vecchi per mia sfortuna, ma il regalo lo voglio fare a voi che ci fate morire dalle risate tutti i giorni dell'anno. Grazie. Grazie, Shiruki, gentilissimo. E buon compleanno, soprattutto. Corri, Batman, corri per la città. Quello lì si è risvegliato di già. Porca miseria, gli sparo in testa. Porca vacca, non ci ho preso. Dai, piattaforma S. Me ne frega niente di te, devo andare sopra. Voilà. Siamo o non siamo velocissimi? Fast Moro, sì. Right. Pliskin. Listen carefully. Ehi, what cosa da dirci? I fell for it. Fell for what? That man has my number. A proximity trigger. Microwave. Microwave? With a 7-foot range. It's not a technique I taught him. Neither was that multi-bomb booby trap. Looks like he's far surpassed me as far as explosives technique goes. As for the rest... Pete, get the hell out of there. There's less than 30 seconds left. It's too late. No! Pliskin, get away from Strut H as fast as you can. Pete! Right! Keep your distance. Use the spray from as far away as possible. Me? You can do it. I know that. I'm not so sure. But I am. Do it. I know you can. E schioffato Steelman.
Ripissimo, sì. È schioppato. Accorriamo, accorriamo. Bravi, pagate il rispetto, pagate. Allora, dobbiamo cercare la bomba. Non so se volevo buttarmi, ma va bene. Come si va? Ah, era sopra, l'ho vista. Porca di una miseria, porca. Dobbiamo fare le robe a modo. Veloce. Veloce, Raiden. Ci siamo, eh? Là sopra la bomba. Voilà. Colonel, I've neutralized the bomb. Eh sì. Good work, Raiden. Ma il colonnello adesso non ci abbiamo mai parlato praticamente, yes, cioè sì, però any damage report on the explosion? Seems that the duct for diverting the contaminated seawater was destroyed and the central section of shell 2 is flooding. The explosions ignited the oil slick on the surface. What about the toxins? The chemical stayed in containment. There's no immediate danger. Is the big shell stable? Shell 1 was unaffected. The price was high, but the threat of the bomb is over for now. Grazie. What's the next objective? Rescue the president. Get back to the upper level. Roger that. Ok, dobbiamo tornare alla missione principale. Save the president. Corriamo. Tutti piegati come solo noi sappiamo fare. Ma anche Snake. Oh no! Un'altra chiamata. Raiden, the terrorists have retaliated for our bomb neutralization. What? A hostage has been killed. Shot in the head. They shot one of them on the roof, just to make sure we caught it. One of our satellites caught it clear as day. Damn. They announced they would kill one every hour from now on. What are my orders? What should I do? Stay with your mission objective. Rescue the president. What about the other hostages? President Johnson is your first priority. Priority my butt. They're all in danger. Jeff, be reasonable. I know what you're feeling, but you can't save them all. Priorità il mio culo. Not by myself. Are you expecting that Plissken to come through? Well, looks like he's turned his radio off too. I can't complete this mission by myself. That man was not included in the simulation. Oh no, Rose. He is not a factor in this mission. What do you mean by that, Colonel? Your mission must remain a solo effort. What about the SEALs? No second attempt? They haven't even gotten to planning that. All we can do is wait. In the meantime, you're our only hope. I understand. Raiden, go and rescue the president. You can start off by getting to the upper level of Strut A. Andiamo. Cacchio. Che zoom non necessario, scusate. Scusate. Vai, Miss Fortune. I can't tell you how happy I am that you were alive after all. I knew this moment would come. Show yourself and finish me. Like you finished off my father. Che cosa? Otherwise, you'll be the one to die. Oh, crap.
lei c'ha il cannone. No. This could be interesting. You've seen the fires of hell, haven't you? Maybe you can give me death. My name is Fortune, lucky in war and nothing else. And sfortunata in guerra, sfortunata in amore, si sa. Kill me, please. Osteria, kill me, please. Sì. Aia, brucia qui, ma porca miseria, come scotta. Che bella la musica. Qui mi pare dovessimo solo aspettare, no? O posso andargli a tirare due legne? Non posso muovermi, che schifo, così, ma non sai fare i giochi, non sai fare. Questo, come lo devo equipaggiarlo? Ok. Dove sono le mie ration? Bestia, che legno! Mamma mia. Osteria, non posso capire no quanto soffri. Cioè, non so, mica te, io. Bestia, il fuoco. Questa è pazza. Noi stiamo qui, aspettiamo. Deve arrivare l'ascensore, tanto. Dando grazie, botolo. Merda. È più distruttibile di... Battlefield 3. Ah. No, eh. Adesso sta scendendo l'ascensore. Cazzo. Bestia, volevo andare di là senza farmi vedere, invece davanti era già tutto distrutto. Chi cazzo è che mi chiama in questo momento di merda? Adesso è Rose. Raiden. Right. Fat Man just contacted us directly. Fat Man called us? Yeah. Quel ciccione. Like he placed a bomb on the heliport. He specifically asked for you, Raiden. What? He's killed off Peter. Now he's after you. Why me? How should I know? Look, this is really not a good time for this. The countdown's already begun, Raiden. Great. How much time do I have left? I'll show you the count. 400 seconds. Di nuovo sti 400 secondi di merda. Gatto. It looks like he has a different agenda from that of Dead. Gatto, 400 secondi, oh. There's no time. Which type of explosives is it? He didn't say. Cadi una puttana. È arrivato Vamp. Comunque grazie per il ride, gattone. I'll take over, Queen. What is it? It seems our friend Fat Man is out of control. He'll impazzito, il ciccione impazzito. Yes, this could unravel everything we've planned. But why would he do such a thing? But he's nothing more than a stereotypical mad bomber now. He's completely lost sight of our ideals. And with it, his loyalty to Commander Jackson. All right. I'll take care of the wayward soul. It wasn't him. Unfortunate. I expected more of this one. Really. But he couldn't kill you, I see. Completely useless. Oh. Then he's all mine. Vamp, ma te ti sparo, eh. Now! Che figura di merda, Vamp, ma guarda te, è morto. È morto.
Che figura del cazzo, ragazzi. Faceva tutto il grosso. Vamp, è stato sparato. Vamp. Are you gone? No. Ma Vamp non è vero che è me come personaggio. E che è spiegato un po' col buco del culo, cioè, e che è un po' una paraculata più che me. Perché è caratterizzato molto bene come tutti i personaggi. Solo che. Cioè, poi è morto da stronzo, voglio dire. Oh, e non fare la scena. Qui abbiamo 400 secondi. Dobbiamo andare lì che c'è quel ciccione che fa scioppare tutto. Quello sì, Exa. Posso? Me ne vado? I thought you could give me peace. But you couldn't kill me either. Ora io vado, eh. Io sparo, mi ho morto. Vado, eh. Una lacrima sul viso. Ah, che era uno scherzo, era. Era uno scherzo. Ci sei cascata. I can't die twice. Era una burla, era. Ma guardate Vamp, ma che simpatico bastardo, eh. Dai. Adesso abbiamo 400... Ah, ma a partire da adesso, ma allora potevate dirlo. Potevamo prendercela un poco più comoda con i nostri amici lì sotto. Allora, adesso dobbiamo fare una cosa. Tanto di tempo... Voglio dire, il tempo è relativo. Si è addormentato in piedi. Adesso è morto. Questa è per la cagata, era. Questo si chiama karma, invece. Ma... A pezzi di merda. Provo di passarci un po' di fianco. Vabbè. Non è importando. Perché l'hai fatto? Ma povero. Ho capito. Guarda che una tranquillizzante così... Scusa, Ma dobbiamo andare... Cazzo, dove dobbiamo andare? Là. Dobbiamo andare a destra. Oh, mamma mia, come ti abbiamo triccato però. Oh, sto scemo. No, con le mine, ragazzi... No, non ce la facciamo. Corri. Ma che siamo già quasi arrivati, eh? Anche qui siamo... Cos'è? Uno mi ha sgamato? Who's there? Cacchio, tutti di qua devono passare.
increase to maximum security. Send the replacement guard. Who's there? Understood. Reinforcement. Enemy sight. Requesting backup unit. Understood. A posto. Lo so, Black, lo so. Beh. Ecco. Cribbio. Quanti cazzi sono? Sono 7000. Oh, ma sono infiniti? E allora banculo, va. Aia. C'è il tempo, c'è. Non è vero. Guardate sto pezzo di merda. Aia, ma quanti siete? Ma siete ancora quelli dell'allerta di prima? C'ho da andare via. Bestia che legna. C'ha il fucile a pompa quello. Devo andare di sopra, devo andare, no? Quindi devo andare di qua. Vabbè, ma ho finito le razioni per fare il rasciatone. Ho finito le razioni per lo stronzo di fuori lì. Non c'è niente, andiamo su. Ci siamo. Tra l'altro manca qualcosa da qua sopra, mi sembra di notare. Un rumorino. Ho sentito un rumorino. Certo, andrei veramente. You're right on time, I see. I like a punctual man. Is he Dead Cell? I am Fat Man. I am the greatest that humanity has to offer. Oh no, un ciccione sui pattini. It's the rhythm of time and life. Don't you try to decide. I used to hang around department store clock counter. Eppure un lord c'ha il bicchiere. Termolord. Bombs tell the time with every moment of their existence, and nothing else announces its own end with such a fanfare. Glad you could make it. The party's about to start. Serve per forza la cannuccia, sono come beve. C'ha tutto il bardaccone. Yum. Good year. Let's drink the Stillman, shall we? If you destroy the big shell, you'll never collect your ransom. Ransom? What are you talking about? $30 billion in cash. Infatti adesso gli spariamo, Fergo. Cosa cazzo ride? Ma senti, lo sto ciccione. And I could care less what they plan to do. My ambitions are much more simple. To be the most famous bomber of them all.
You're nuts. No one's gonna give a damn about you. Oh, yes, they will. I'll go down in history as the man who beat Peter Stillman. That's the only reason I assisted them. Like hell you beat Stillman. He had your number. What did you say? You have nothing of his courage. Ride, ride sempre, ride. That croc died a dishonorable death 6 months ago. Oh. 6 months ago. The liquidation of Dead Cell. Call it what you want. Only the right stuff survived that hell. Set me free, you know. Open the way to a new dimension. So that I can become the emperor among detonation devotees. You're nothing but a common criminal, and that's the only way people will ever remember you. No. Adesso lì ti si inceppa le rotelle. That is why I dislike boorish military types. It's time to start the party. This is how it works. It's time to start the party. Non ci può adesso, non ci può, ragazzi, sono fatti i party. If you prefer to stay in one piece, you'll have to disable my bombs. Laugh and grow fat. Let's move. Sta qua, body shaming lui fa. Tin tri tri tirin. Dobbiamo stare un attimo distante. È caduto l'imbecille, l'ho sentito che è caduto, eh. Ribbio. Vabbè, pensiamo alle bombe un attimo. Allora serve per forza questa qui. Non si... Toh, nella pelata, lo senti nella pelata però. Scemo. Cacchio, la bomba l'ha messa qua. Non mi devi rompere i coglioni. Stai zitto, ma guarda te questo col pistolino. Cazzo, c'è un'altra bomba. Oh no! Non me ne ero accorto. E vabbè, dai. Lag. Ok. Si è ripreso. Ok. Aia. Che fa? Mi investe con la sua stanza? No. E stai zitto che t'ho visto metterle questa volta. Rompi palle.
arrivata adesso. Dove le tiene poi tutte queste bombe? Pezzo di merda. Adesso ci penso, io ci penso. Non serve un cazzo la stun. Me l'ha andata un po' per il fallo. Oh, e vieni qua. E basta di turnicare. Volevano farlo senza Claymore. Infatti che ci ce l'ho le Claymore. Vabbè, una gliela mettiamo però. Allora, sto scema. Allora, uno è qua. Mi devi rompere le palle. Stai zitto. Dove l'hai messa quell'altra? Questa era la mia Claymore. Niente. Ah, eccola. Butto di sotto, cretino. Scemo. Ti lancio di sotto anche con la tua stazza. Aspetta. Cretino. Dove cazzo? Come faccio? Passati. Ok. E niente, è finita. È finita. Dov'è? Ma non lo vedo. Dall'altro lato? Ma porca miseria, porca. Ce la stavamo cavando ganzissimi, ce la stavamo. Porca vacca, ero dal lato sbagliato. Fatman dei miei maroni. E stai scemo. Tanto quella ci abbiamo il tempo. Ho ucciso il gabbiano, sì. Non fare le pirouette. Porca miseria, fuckman. Vieni qua. Ho
sotto? Sì. Ce la faccio sia a battere sto ciccione in live. Non vi preoccupate. Scappa, è agile. Slim. Slim fat. Oh, porca di una puttana. Dammi le claymore. Che questo mi ha rotto i coglioni. Mi ha rotto. Puttana, porca. Bestia che legna. Cattino. Bogille. Per favore! Per favore! Mi sei impiazzicato davanti! Sto imbecille! Ma che ti spacco la testa adesso! Un puntaspilli deve diventare! Lo congelo! Cretino. Che gran figura da carpentiere che hai fatto, eh? Allora, eccola. Ah, bastardo di culo. Oh scemo, non puoi camperare la tua stessa bomba. No. Allora fammi curare che io ho il sensore addosso. Non vorrei finire per essere uno stronzo. Bastardo. Si sta impanicando, ti sta impanicando. Stronzo. Scemo! Scemo, sei caduto, sei! Ridiamo noi adesso. Grasse risate, oserei dire, tra l'altro. Giusto? No? Risate ciccione. Ridiamo e ingrassiamo. Esatto. Ma ti ho dato solo dei tranquillanti. Cosa stai sanguinando? Cosa mi metto per la festa? Questo è veramente un imbecille. What do you mean? What did you just do? What is this? I have beautiful hands. These delicate hands can craft works of art. Answer me, what the hell is this? È un manofilo. No, la Mother of All Bomb, la... cacchio, la Moab. Call of Duty. Once it's activated, there's no stopping the count. Where did you plant it? Where is it? Somewhere in this area.
Don't worry, it's very close by. Where is it? Go ahead, shoot me, I'm already dead. Damn! Think you can find it? When it goes off, it'll take the big shell with it. Tell me where I can find the bomb! That's your problem. Ma te guarda sto stronzo, this is the highlight of the party. Bring it on, I say. They'll be happy too. I die here and start my legend. Too bad you won't be around to see the movies. Laugh and grow fat. Ma noi ridiamo grassissimi proprio, non ti preoccupare. Guarda te, questo qui con i rollerblade. Ma si può andare in giro in questa maniera qui? Eh? Cretino. Scemo. Scemo cretino. Cretino, adesso ti sposto che ce l'avevi sotto il culo la bomba. Quindi, per favore, intanto mi dai le tue... No, quelle di Peter Stillman. No, dammene... C'hai le tue? No? No? Però sei veramente uno stronzo. Vabbè. Qui abbiamo la Moab. Voilà. Abbiamo vinto il gioco. Chi è? Good work, Ryan. Looks like all the bombs are neutralized. One of their main leverages is now gone. That leaves Colonel. Fat Man didn't seem to know about the ransom demands. Intentionally kept in the dark, I'd say. He seemed to be coming from a very different place from the other terrorists. Raiden, a lot of hostages, our president included, are still in danger. Keep your mind focused on protecting them. Era davvero così? What are my orders? Rescue the president. Si era seduto sopra. Non la troverai mai la bomba. Perché ci sono seduto sopra, ma sei morto. Zitto. Mi sta chiamando qualcun altro, un'altra chiamata. Un attimo, No, I'll go offline. Best to keep our presence unknown. How you doing, kid? Pliskin, is everything all right? Could be better. Looks like I was out cold for a while. How did you manage to stay alive? Had a little help from a friend. Friend? What about the bomb? Diffused. And Fat Man, too. That's good news. How's Shell, too? It's a mess. The bomb crippled H-Strut. What about the toxins? The what? If the big shell blows up, the explosion is expected to produce massive amounts of toxins. Mi sa che Raiden, tu non sai un cazzo. Anything about that. Huh? Well, looks like there's not much danger of that in any case. But the central core is starting to flood. It won't last much longer. Well, what about the president and the other hostages? They weren't in Shell 2. They must be in Shell 1. We need to get the hostages out of here now. It's too far from Manhattan for a swim. What about the lifeboats? There doesn't seem to be any. Doesn't make sense. So a chopper is our only extraction? Right. And it comes with a passenger limit. Intel has it that there are about 30 hostages. It'd take more than a single trip. We'll have to come back. Can you pilot a chopper? No, but I brought a gearhead with me. He's a good guy. I'll introduce you later. Goodbye. I'm on the heliport right now, but I don't see their Harrier. It's out somewhere. We better move now, then. Our chances with a Harrier after us are close to nothing. Do you know where the president is? No. Forse, Bob, that non one's mi ricordo all yours. Un anno, the president forse. Is at the top of our non rescue troppo, list. Comunque. These are our orders, Lieutenant J.G. Your orders, not mine. What? See you later. Comunque c'è qualcosa che puzza sempre di più, mi sembra, no? Non siete di accordo? Super T-Bag. Ci voleva. Fatman dei miei coglioni. Quello era body shaming.
Allora, vediamo se c'è. Non c'è niente. Eda, non mi interessa granché. Ehi, ehi! Identify yourself. Non di nuovo. Are you Mr. X? If you like. Un pochino diverso, non so. But come, let's get out of the open. Follow me. Are you with Foxhound too? Neither enemy nor friend. Just a messenger from the Lali Lulelo. Oh no. Non so un cazzo. Cosa sono i Lali Lulelo? This is safer, I think. Safe from what? Eavesdropping, of course. All right. Why did you contact me? I've been ordered to give you backup, including the relaying of necessary intel. Ordered by whom? Why won't you identify yourself? There is no need for you to know. I'll decide whether I need to know. You are not yet trusted to make such decisions. I'll tell you something you do need to know instead. The current location of the president. What? Or rather, the person who knows the current location of the president. Allora, who is it? A secret service agent named Ames, currently being held with other hostages. Secret service, huh? The head of the president's security detail. Ames has been fitted with the same type of VIP nanomachine system as the president. If you're within range, you should be able to communicate. Why are you telling me this? Do I need to repeat myself? There's no reason for me to believe any of this. You understand that? Of course, but you also have no choice but to believe. Do you have any other leads? Anus. Where are those hostages? Is that Anus? Are you Anus? The hostages are being held in the B1 conference hall in the Shell 1 core. You'll find Ames there. What does he look like? We don't know if it is indeed a he. I've never met this person either. How am I supposed to look for someone without even a description? Use your ears. What's that supposed to mean? Ames has a pacemaker. You'll be able to hear the machine sound in the heartbeat. You expect me to walk up to these hostages and listen to every one of their heartbeats? The sound is too minute to detect unamplified. You'd be captured immediately. So what am I supposed to do? Use the directional microphone. There's one somewhere in the core. You must be Ames. Take Are you this. Ames? The security card will unlock all level 2 security doors, including the one into the core. Is that the Federico? It's called a PAN card. It works together with your body's own electronic Ames farts often. The core is more heavily guarded than any other section of the big shell. Dai, che dobbiamo andare da Anus. Ninja. E vai. Ci mimetizziano. The surveillance camera won't let you on the elevator without the right uniform. You want me to disguise myself? Men assigned to the core and those on perimeter duty are given different colors to wear. Your new outfit will work in some areas, not others. The uniform alone won't fool them either. You're talking about weapons. Right, you need an AK. But I saw them carrying an AN-94. All men assigned to the core section carry AKs. So without an AK-74U, someone will see through me really quick. You could take care of the weapon issue yourself. One other thing. There's more? You'll also have to pass a retinal scan to get into the conference hall. Andiamo. Biometrics. Crap. Nothing but the real thing will suffice. Deception is not an option here. Passaci il controllo, sì. They have a nuke on their side. Ho capito adesso, mi hai già detto tutto. You didn't find their continuing presence here unusual? Even with the president as hostage, sì, it's an island, and they have no visible means of escape. Più o meno.
Even if they do have a nuke, the warhead is no good without an access code. The security lockout can't be bypassed. They don't need to. They have the code. Non hanno bisogno only farlo. You saw it too, I believe. The Navy man with half a handcuff. The other half of it is on the football, or the black case if you like. The nuclear button. Cacchioc. And now they have it. Hanno il pulsantone. Why did they have to bring the football along? To a decontamination plant of all places. But they did have to. Because, after all, the big shell is the farthest thing from a cleanup plant there is. What? Dead Cell didn't have to bring a nuke along with them. It was right here to begin with. Twistissimo. Not fair is what it seems. A cover-up? But why? For what? Per il Metal Gear che si trova qui dentro, cosa? C'è un Metal Gear, Metal Gear? Qui dentro? Very same. Buy the nuke cable from the airport, Shadow Moses in free. This place is the R&D center for its newest incarnation. What the hell is going on? Better ask games the rest. Porca miseria, porca, un Metal Gear. What's this for? You might be glad you have it. Keep the control vibration function on. What do I need a cell phone for? Mi vibrerà il cellulare? Cioè mi vibrerà il pad quando mi squillerà il cellulare con la vibrazione. Non ho capito. Non ci posso crederci. Colonel, who is that man just now? He's not one of ours. No, we have no one like that in our unit. He said that the big shell was housing a new model of Metal Gear. First I've heard of it. Colonel, what are you not telling me? I've been completely open with you, Raiden. I've told you everything. Is that everything you know? Or everything I need to know? Snap out of it, Raiden. I'll have the Metal Gear rumor looked into. You need to make contact with this Ames. So you believe that ninja? Since we have no leads on the president's current location, we have no other alternatives. Right now, collect as much data as you can, including anything on Metal Gear. Are those my orders? Yes, they are. Disguise yourself as an enemy soldier and infiltrate the Shell One core. Understood. Oh. Sono tornato! Passo giusto per un saluto che ho appena finito di lavorare. Poi recupero tutto in past. Grazie. Grazie e buon recupero. Allora, dovevamo andare? Quello centrale dobbiamo andare. Si passa da qua. Si passa da qua dietro, in teoria, no? Che palle. Questo è il posto più sgamabile che c'è. Allora, non ci vede nessuno. Però siamo stealth. Metal Gear. Cioè, fighe. Devi prendere la cappa prima. Cacchio, la cappa cos'era? Era lì sotto. No, dove mi ha detto che è la cappa? Porca miseria, porca. Guarda, qua ci sono i Robertini. Passa dal supporto E. Sì, è lì. Ok, era sotto, vero, mi pare? Nell'armeria. Posso fare il fast travel sul nostro trasportatore con le scatole? Beh, giustamente. Ah, dove ho trovato... qua a livello 5. Dove ho trovato... ok. Allora. Supporto F, quindi noi siamo al supporto E qua. Supporto F, warehouse. Ok, abbiamo la tessera a livello 2, quindi possiamo aprire le porte. Non mi faccare. Eh?
quello ce l'ha visto a bestia, ce l'ha visto. Cacchio, con gli gnocchi al sugo, bastardo, che fame. Ma allora questo ha rotto i coglioni. Aspetta, aspetta che fa il giro lungo. Brottimo. Andiamo. Devo far finta di aver capito cosa vuol dire Mallo Reddus, immagino. No. È prima che quello là si apposta col, col coso da cecchino. Ok. Ah, Mallo Reddus. Gnocchi sardi. Ah, ok, quelli... Cosa cambiano i gnocchi sardi? Porca miseria, qui c'è sempre un botto di gente. Le stanze sono sopra, quelle da due, però mi pare. Cambia la zigrinatura, no? C4. Vabbè, il binocolo, quel che è. To you. Grazie, Loslets. Aspetta, eh. Scemo. Grazie per la resub comunque. Un anno. Complimento. Grazie. Right, come in. Right. Right. L'avevo anche visto. Ma troppo tardi l'ho visto. Pensate, uno bisogna speciale fa tutto giusto, poi arriva lì e fa schioppare tutto. Vabbè ragazzi, che sarà mai? Cosa volete che sia? Porca di una miseria. Grazie. Allora. C'è nient'altro? No, posto. Abbiamo la... questo è l'M4. Cribbio. No, ci serve la K, ci serve. Questo era sbagliato. Cribbio, cribbio, ci sgamano. Cribbio. Cribbio, cribbio. Facciamo che passiamo prima che danno l'allarme. I proiettili del fucile. Puoi sparare la radio sul corpo. Non era solo su, sul 3 quello. Grazie di avermi ricordato gli armadietti. Non mi ricordavo. Sotto, andiamo a vedere sotto allora, dai. A parte che... Anche nel 2, ah, non mi ricordavo. Non mi ricordavo vivamente. Ok, abbiamo trovato la K. The situation is normal. All clear.
everything is all right. Beh, sopra c'è quello morto cadavere, però. Allora, adesso dobbiamo andare al supporto centrale, quindi... No? Pensavo si aprisse la porta. Nascondi i cadaveri, però, ma non c'è bisogno. Fibbio. Guarda. Ah, ma era... perché era sopra, era. Buonasera. Non c'era bisogno di tutto questo ambaradam. Allora, corri, 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 porca miseria, corri se devi correre, porca vacca, corri come una biscia. Andiamo. In forma ce l'ho, ce l'ha data Mr. Gigi. Sentiamo un po'. Cosa c'hai da dirci? Got a minute, Jack? Ma toh, non c'ho un minuto. I found some information on where Solid Snake is interred. Great, shoot. I've informazioni utili. Site. And the body? Exhumed for DNA testing. Well, do you have the results? The right arm was missing, but there was no doubt that it was him. That body belongs to Solid Snake. Ma non è vero, quello era il corpo di Liquid Snake, imbecille. An imposter. Right. You sound disappointed. I guess. I guess I was kind stesso DNA, porca miseria. I get you, but it looks like he's not behind this incident. Raiden, no, a the president needs you, I think. Disguise yourself as enemy personnel and infiltrate the core section. Your priority is to contact Agent sì, Ainus. Andiamo a catturare l'agente Ainus. Buonasera. Non arriva sto ascensore, signore, purtroppo. Buonasera. Cribbio. Qui è... qui. Buonasera, Cioè, nel senso... Zitti, Dobbiamo fare un lavoro di magambe qua. Ma il radar, eccolo, bellezza mia. Sono tutti dei coglioni, siamo perfettamente camuffati. E poi voglio dire, non è che loro si conoscono tutti tra di loro. Ok. Ma... essa. Cribbio, cribbio. Ah, ecco. No. Ma Rikishimaru è un po'... le cose... Sì, si può picchiare l'armadietto per aprirlo, è vero, è una cosa che non faccio mai per gli armadietti chiusi, porca miseria. Dovrei provare. Mi ha fatto venire voglia di ritornare, sì. Allora, qui ci vogliono le cose biometriche, ma noi prima di tutto ci vuole... Un attimo, questo è chiuso. Questo è aperto.
sono le solite signorine. Salve ragazzi, sono tornata. Chi è? Mark, grazie che ci segui sempre, gentilissimo. Ti dedico Pamela Anderson. Non lo so, signore. Però è caduta verso il dentro, porca paletta. Oh, mi scusi. Aia! Ma che dici? Imbecille! Oh no, il nemico! Aia, mi ha sgamato anche lui. Puttana. Un attimo, Muoviamo perché sono andato a sbattere. Non voglio di sprecare tutte queste cose. Ho fatto una figura di merda. Sono andato a sbattere. Mi si è sfilato tutto il costume di botto. Vado. Porca puttana! Allora... Aha! 00 scemo! Sì. E infatti è al B2 la... Il fallo lì, come si chiama, il microfono. Infatti vado direttamente lì. Pertanto poi qua c'è direttamente Ains 066. Andiamo. Buonasera. C'è nessuno? Buonasera, buonasera. Salve. Devo prendere una cosa qui dal mio armadietto. Questa. Devo prendere anche un'altra cosa dal mio armadietto. C'è un altro giornaletto porno lì sopra. Come si fa a salire? Questo qui è un altro gioco. L'altro gioco, quello di Kojima. Beh. Ciao Pier. No, scattava. Oh, abbiamo trovato il microfono direzionabile. Sì, dimmi, dimmi. Dimmi, chi è? You have the directional microphone. According to our information, Ames has a pacemaker. This should make his cardiac pattern fairly distinct. Use the directional microphone to locate it. Il microfono. Questo per dirmi queste stronzate, ma guarda te. Cosa vuole quello là? Cribbio. Mi fate passare? Embe? Cosa c'ha il cagone questo qua? Parlano questi.
No. Dica. You, over there. What are you doing? Scusami. Cosa vorrebbe lei? Cioè, non è che sono... Tu stavi correndo in giro, tutto pazzo. Guarda te, questo drogato, eh? Allora, per favore, dobbiamo andare. Era più sospetto lui, certo. Allora, adesso purtroppo per quello che arriverà qua ci serve il suo cadavere. Cacchio, dorme. Occhi aperti, mi raccomando. La miseria, porca. Me lo prendere da davanti. Non funzionano i tuoi occhi, sono chiusi. Ma porca miseria. Vabbè, allora questo lo andiamo a chiudere dentro l'armadietto, eh. In realtà no, porca vacca, mi serve proprio questo. Ok, posso fare così. Cribbio, cribbio. Aspetta, faccio così. No, qua. No. Mi nascondo col cartone. Cacchio, che sgamelli. Fermo. Zitti. Dai, ho addormentato proprio quello di merda. Ho addormentato. Vaffanculo. Respiro, Raiden. Tutti qui dentro sono. Shh, non c'è nessuno. Lo so, Dark Shadow, ma l'avevo addormentato. Stavo provando a fare con l'altro. Che non era in pattuglia l'altro. Però almeno adesso avete visto anche come. Come Ravana quando. Quando si usa lo scatolone e ti fai sgamare.
perché ti può sgamare comunque anche con lo scatolone. Tanto c'è uno, ricordiamo, che dorme in piedi sul dentro un armadietto, che è ottimo. Usa il coolant per cosa? Oh dai, for the ball, veloce. Torneranno via. No? Ma che twist. Non l'avevo visto. Ma non c'è una fave solo per nascondersi. Che palle. Questa sera FIFA, assolutamente sì. Andiamo a svegliare il tizio qua. Ha sbattuto la faccia. Però se io mi metto con lo scatolone qua, da questo verso. Niente, ci mettiamo così. Poi dopo facciamo tac e lo strozziamo. Sì, dopo di questo c'è il martedì. Tra l'altro Marco dov'è? Marco! Non c'è, è sopra. Marco, scendi giù in caso. Che io qui adesso faccio l'oculista e poi ti passo la linea, eh. Perché non l'ho preso? I'm under enemy fire. Secure the perimeter. Non è vero un cazzo, non è vero. Devo finire per ora da mangiare come... Ah, non ho letto su Telegram. No, eh? Scappo, aia! Aiuto! Aiuto! Aia! Va bene, Marco. Aia! Allora temporeggio ancora un po'. Mi troverete mai qua dentro, bastardi. Però certo che sono entrato in un posto, no? Sono entrato in un posto dove non ci sono vie d'uscita. Guardie dei miei coglioni. No, non è qui dentro. Ma l'ho visto chiaramente entrare lì dentro. No, 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 entra, non c'è, entra. Ho capito, ma guarda meglio, guarda gli scatoloni, gli armadietti, si sarà nascosto da qualche parte. No, ti assicuro che non c'è, ti dico che non c'è, ho guardato, non c'è. Mi prendi per coglione, non c'è. Ma sono sicuro, cioè, l'ho visto entrare lì dentro, non sono pazzo, come sei pazzo? Quindi rinchiudono quello lì. Eh sì, Manuel. Perché cazzo non me lo prende? Oh, chi è che mi chiama? Chi è?
Non ho capito perché non lo prendo. Da dietro tengo premuto quadrato. Ma lo so già io. Che se funziona con il cazzo. Then press the weapon button to put him in a chokehold. I'm under attack. Stay alert. Understood. I'm sending additional men to B1 and the show on core. Heightened security in the crew lounge. Non credo che proveremo la Battle Royale di Quad, ragazzi. Ma è così tanto aspettata. Anche perché, cioè, sono da scaricare 200 giga, ma... No, cioè noi ci siamo rotti le balle di Call of Duty perché c'era una patch a settimana da 20 giga e anche con la fibra 20 giga è un dito nel culo da scaricare. Piuttosto, un altro appuntamento importante, sì, ora esatto, è la 12 ore questa settimana. Non devi arrivare in corsa. Ma che cazzo? Quindi mi devo fermare e grabbare se non grabba. Allora, tanto qui... non è quello giusto, non è. È un altro che fa la ronda. Ah, ma esce standalone la Battle Royale. Meglio. Perché io avevo capito che era insieme a COD. Ah, no, se standalone, cazzo, quasi quasi. Sai che. Scusate, io pensavo fosse. Fosse Standing Ovation. E non Standing Alone. La Battle Royale di COD. Corro! Infilati! Enemy sighted. Requesting backup. Premere sulle balle, spe. Non me lo fa fare. Vediamo, non vuole di aspettare di nuovo. Che problema c'ha qui? Non lo pippava di lì. Jack, 100 giga di BR. Porca puttana. Mi pesa il culone, mi pesa, ragazzi. Ah, se avete Modern Warfare installato pesa 20 giga, ma comunque, porca vacca. Oh, porca miseria, porca. Ci voleva tanto. È certo che sono clear to enter. È meglio, ti scarichi 100 milioni di giga, semplicemente. No. Raiden, one of those hostages in there is. Ma lo so già, colonnello dei miei coglioni. Ma me l'hanno detto 6 volte. So use the directional microphone to locate him.
Once you recognize Ames by his heartbeat, keep the microphone pointed toward him. Then push the action button and call out to him. If it really is Ames, he should respond in some way. What if it's the wrong person? The guards may get suspicious and come running instead. Security could get tighter, too. Try to be sure before you take the risk. Don't call out to a hostage with the action button until you're fairly sure that it's Ames. If you do make a mistake, switch the microphone for an AK and get out of there before a guard gets suspicious. If you're discovered inside, they'll cut off your retreat and call in the reinforcements. You won't make it out of the room. The mission will be over if you're discovered. Quant'ansia mi devi mettere, però. Dov'è l'uniforme? Dai. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Esatto, come dice lui. Non si può. Allora, alcuni di questi must be Ames. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Fanno report troppo spesso da poter atterrare la guardia, quindi first try. You must be Ames. Keep still and listen to me. I'm not a terrorist. I got in here using one of their uniforms. I'm taking off the tape. Stay quiet. Che dolore. Who told you about me? An informer calling himself Mr. X, dressed like a ninja. I see. Take this thing off me, will you? I'm Richard Ames. Secret Service. Quindi Anus. No, you must be Anus. Lali Lule Lo, just like you. What? Ma ci sta guardando, questo è sempre un guardone, sempre. We have little time, so I'll be brief. How about switching to nano communications first? Nano communications. Right, silence beats talk when it comes to safety. Mi sta bene a Ocelot. Are you on? Right here. Do you really know where the president is? Almost certainly. He was moved to the first floor of Shell 2's core section. The first floor, the core of Shell 2. Calirullo fa sempre un po' ridere. Is he still there? I don't know. I can't get a response. You don't think he's been like the other hostages? Hmm? A hostage was killed in retaliation after the Seal 10 disaster, remember? What are you talking about? Regardless of what they do to other hostages, they won't touch the president. Raiden, per caso ti hanno sempre... La tua vita è una presa per il culo, forse? Right, and the case won't do a thing by itself. That case may be the single most advanced example of a weapons failsafe system. The password is nothing less than the physiological data of the US president. Physiological data. The president's own vital signs, heartbeat, brainwave pattern, blood pressure and so on are constantly monitored and relayed by his internal nanomachines. This information, along with the DNA pattern, serve as a biometric password, unbreakable even by the latest parallel processor supercomputers. Mm-hmm. The password entry itself cannot be performed unless brainwave patterns and heartbeats fall within normal parameters, rendering chemical and other forms of coercion impractical. In other words, the login must be made of the president's own free will. As a failsafe, the input must also be reconfirmed hourly, even after the initial login. If a valid confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel the login. And that's why they can't harm the president. At least until the bird flies.
Is there really a new model of Metal Gear here? Absolutely. Cacchio. Black Case serves as the launch key to Metal Gear as well. Why would they hide Metal Gear in an offshore plant? Haven't they told you anything? A quanto pare... The entire thing was planned. The oil spill, the tanker accident that caused it, everything. The Big Shell was built specifically for the development of a new Metal Gear model. The inspection tour was to check its progress. What's going on around here? Wait. Here comes Snake. That's him? Use the microphone to listen in. Ascoltiamo. King, Fat Man is dead. It doesn't matter. Cosa? Saved us the trouble of getting rid of him ourselves. Why did he betray us? Who knows? They're a band of lunatics to begin with. Nothing they do should come as a surprise. I'll have his background rechecked, just in case. You think he was working for them? We can't discount the possibility. Especially with that intruder still at large. Yes. The man in the sneaking suit. You know more about those suits than I do. But Foxhound was disbanded 4 years ago. So it must be... The Patriots. The Patriots! What about the damage to Shell 2? The circulation system for the contaminated water has been damaged. The water being drawn in is overflowing, and the lower block of the central section is flooding. Seal the connecting pathway between Shells 1 and 2. The Simtex and IR sensors are already in place. Any effect on it? No. What about the President? The password entry has already been made to the Black Case. In 1 hour, we'll need a confirmation from him. His work is done after that. Make sure you keep him alive until then. Yes, I know. What about the unit's activation? Almost complete. The code has already been entered. All we need now is for the girl to start the system. The usual method, I assume? No. Hey. The drugs took care of everything. Only a few more steps to outer heaven. Outer heaven. Chi è? Chi è entrato? Olga. Who is that cyborg ninja, Shalashaska? I cannot even guess. What about you? Into. Don't cast suspicion where it isn't due. Where it isn't due? When you watched my father die and did nothing. It's been 2 years ago, Olga. Let it go. I have a case file for Shadow Moses, by the way. Olga, how could you suspect me? He's not one of my men. How meaningful you make that sound. If Sergei were still alive... If the old man were still alive, I wouldn't need to take orders from you. Olga, Sergei was my best friend. If you sell us out, I'll kill you myself. Listen, daughter of Sergei. Don't ever let me see your gun pointed at me again. If you wish, I'll put a bullet in your back instead. I took you both in when no one else would. You think any government would have you as irregulars in this political climate? The worst kind of wet works, maybe. But even that's doubtful. I recommend against switching camps. You've nowhere left to go. Cribbio, cribbio. Ocelot. This damn right arm. Liquid. It's almost as if it's having its revenge. How much do you think we spent on that arm in Lyon? The best transplant surgery team in the world. I never trust a Frenchman. Diciamolo, diciamolo, Ocelot. Diciamolo, Ocelot, uno di noi. There's something going on. The incidents are becoming more frequent. Maybe that man's presence. Ocelot,
I leave this place in your hands. I have the intruder to take care of. Anche la baguette mi piace comunque. Yes, King. Is that really Solid Snake? That's what he claims. I thought Snake was dead. Solid Snake did die. But he's also here in the shell. Either he survived or there are two of them. Two of them? Due Solid Snake? That's impossible. Beh, uno liquid. Uno solid. Anyway, what did you manage uno to catch? Solidus. They said password input was complete. I thought so. You said the password entry into the black case had to be made by the president willingly. That's right. So this means the president is cooperating with them. It would have to be, yes. Sembrerebbe only sì. Probably tired of being a puppet, but it wasn't a smart move to betray us. A puppet? We're running out of time. They will fire a nuke. You know what you need to do before then. Fire the nuke? But it's nowhere close to the ransom deadline. Ransom? $30 billion in cash. What are you babbling about? The nuclear strike is not a threat. It's been the objective all along. They plan to slaughter millions of people. No, a high altitude detonation. You've heard of the Compton effect? Total disruption of electronic equipment caused by EMMA pulse. Textbook answer. Well, when an average nuclear warhead goes off within the atmosphere, the result is an electromagnetic pulse of up to 50 billion megawatts. The EMMA field can reach tens of thousands of volts per meter, and most electronic equipment will be toast in an instant. If one of the key movers of world economy stops functioning, it could mean the beginning of a global depression. But that isn't their aim. What they plan to do is liberate Manhattan, pull it offline and turn it into some kind of a republic. Hence, Sons of Liberty, I suppose. Uh-huh. Sons of Liberty? Damn, Ocelot is coming. I'm going offline. Search my pocket. Hurry. Tessera livello 3. It's a security card. You'll be able to unlock doors of up to level 3 security. Use it to get to Shell 2. Take care of the president before they launch the nuke. Ta ta ta. He's coming here. Pick up your AK. He's coming. You, where are you going? Dovevo stare fermo, dovevo stare, porca di una puttana. Ho bloccato un trofeo, grazie, Amos. Raiden, is everything all right? Eh no, siamo Raiden. Morti, guarda, un po' a pecora Raiden. Davanti tutti. Cribbio, cribbio. What do you think you're doing? I asked him to remove these. I'm ill, you see. I always knew that the DIA turned out second-rate liars. What are you talking about? No need for denials. We know what you are, Colonel Ames. Ames. They knew that the president was planning to betray them. So they sent you in to keep tabs on him. Am I right? You. Sorry, Colonel. You failed to carry out your duties. No, non uccidere il colonnello Ames. Is that so? What the? C'ha il pacemaker. Infarta. Sembra di averla già vista questa scena. You, which team are you with? Azz. Show me your face. You know who he is. No, he is not one of mine. Identify yourself. We meet at last. Che figo però che è Raiden. No, di nuovo no, eh? Ah, ecco.
Non puoi farlo due volte. Fui! Fui rapido! È arrivato Genji. Ho usato la E. Più veloce, non al rallenti, vai più veloce. Niente, non va. Frigio, frigio. Colonel, Ames is dead. Looked like a heart attack. That's unfortunate. However, we do at least know where the president is. So there really is a new type of Metal Gear in this place? Apparently. We're still looking into it. I've also been told that the nuclear strike was what the terrorists were after from the start, not the $30 billion. Right. It was a cover-up all along. Colonel, what are you keeping from me? I am not keeping back anything. It's not as though I'm told all the facts either. Diciamo cazzate. I'm pulling in all the figures I can to look into all this. Just be a little patient. Our priority should be with the president right now. We can take it that they've completed the password entry and are preparing Metal Gear for nuclear strike. Get to the president as soon as possible. But the president is cooperating with them. According to Ames, yes. But it's also true that they're about to get rid of the president. There's something else going on here. And the president may be able to tell you what it is when you see him in person. Once they get the confirmation for nuclear launch, they'll do it. You need to rescue the president before then. Jack, I agree with the colonel. You need to protect the president for now. All right. Che palle. Fermo, Scusami, però devo andare... Devo andare su. Oggi comunque stacchiamo alle 13.30. Così magari poi vediamo se... Porca vacca! Aia, che calcio nei maroni! Cazzo, questo col pompa è forte. Slalom. Vacca. Stiamo sconsumando le cazzate per niente. Via, via. Zitti che devo andarmene via. Sono morto. Non volevo usare le azioni per la figura del cacchio. Raiden! Raiden! Chi era questo? Ah, era Snake. Ok. A parte che... Me l'ha anche tolgo. Devo andare di qua, però. Poi voglio dire, adesso non siamo neanche più in allerta, quindi... Come, oh? La telecamera? Presa nella faccia con un pompa incredibile. Fermi, fermi, fatemi passare, per favore. Mi faccio le piroette nella faccia. Cribbio. Fermo. Aspetta, rifacciamo zigulo nel zigulo. Voglio perdere l'aggro e salvare la partita. Porca di una puttana.
fastidio che non si può. Una merda, l'M4 senza il pad della Play 2 non serve veramente a un cazzo. Ok, immagino ce ne sia uno. Beh. Corri, 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 corri. Ma poi chi è che le risistema ste botole? Dopo un po'. Ok, direi che possiamo salvare qua. Ma porca di una vacca. Stai zitto, uomo col binocolo, che rompi coglioni tutti. I gabbiani dice che lo irresistema, può essere. Qui sono nel mio odiato magazzino. Vabbè, il pezzo di fango. Non c'è. Si è nascosto. Quell'infame. Si è andato a nascondere. Allora. What can I do for you, Jack? Sì, ma Marco che ha detto parto all'1:30. Dove cazzo è andato? Marco! Ma allora vieni giù, vieni. Che ti passo il testimonial. Io ho detto 1:30, io ho fatto fino all'1:30. Tutto qui? Look, I really don't feel like talking about the mission, at least with you. I want to talk about something else. Okay then, let's talk about you. Me? Yeah, your least favorite subject. Oh, that's not. Oh yeah? Then go ahead and say something. Oh no. Like what? Anything. Tell me something about yourself. I can't think of anything interesting to say. Why do you want to talk about me so badly? Because I'm curious. But why? Ma in questo momento is it really that strange to want to know more about someone you love? No, it's not strange, but... You know, sometimes I... Oh, look, now we're talking about me, not you. Why won't you tell me anything? About what you were like as a child? What kind of things you liked to do? What kind of people your parents were? I've never heard you talk about any of that. Why? Orphan. Don't you think it's just a little bit unusual that I don't know anything about my own boyfriend's past? Rose, when I get back, I'll tell you everything. Ecco, non in missione. Yes, it's a promise. Oh, è Rose. Porca puttana. Si può? Oh, Marco. Mi rompono le palle mentre sono in missione e mi dicono, ma raccontami un po' di te. No. Ti hanno conversazione. Ma scusa, è normale, una che ti ama ti chiede, ma sono in missione mondiale, le bombe nucleari. Dopo i sentimenti, mille dopo. Fiche. Insomma, amici, grazie per avermi seguito questa mattina, ma... Appunto, adesso c'è Marco che gioca a Dragon Quest. Dragon Quest è fuori più. Quindi non vi lasciamo mai soli in questo periodo di zona rotta. Mm? Esatto, siamo sempre con voi, è mano vero. Nella mano. È vero, è vero. Quindi, un saluto. Adesso semplicemente switchiamo proprio istantaneamente. Io chiudo e lui parte subito. Esatto, subito istantaneamente. Quindi, ho sbagliato. Sei pronto? 3. Sto mettendo lo streamer spesso. Ah, sono ancora, così, così prepariamo.
Allora, amici, un saluto.